Ciao a tutti! Oggi prepareremo la crostata ricotta e pannistelle. Il tempo di preparazione della ricetta è di 1 ora e 30 minuti circa. Gli ingredienti sono per la frolla al cacao, uova, tuorlo, farina, cacao amaro, burro, zucchero, sale e lievito. Per il ripieno, ricotta, zucchero, vanillina e rum. E biscotti pannistelle. Per la bagna, latte e rum e per decorare gocce di cioccolato e zucchero a velo. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta preparando la frolla. Mettiamo all'interno del boccale lo zucchero e lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo il burro. La farina. Le uova e il tuorlo. Il cacao. Il pizzico di sale. E il lievito. Ed azioniamo il bimby per 50 secondi a velocità 5. L'impasto è pronto. Formare un panetto, avvolgere nella pellicola trasparente e riporre in frigo per 30 minuti. Abbiamo lavato e asciugato bene il boccale, prepariamo adesso il ripieno. Mettiamo nel boccale lo zucchero. Lo facciamo polverizzare per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungiamo la ricotta. Il rum, che può essere sostituito con l'aroma di rum, e la vanillina. E facciamo amalgamare per 20 secondi a velocità 3. Trasferire in una ciotola e riporre in frigo fino al momento dell'uso. Trascorso il tempo abbiamo ripreso la frolla dal frigo, adesso la divideremo in due. Stenderemo questa parte con il mattarello tra due fogli di carta da forno. Trasferiamole in uno stampo per crostate. Bucherelliamo il fondo con i rebbi di una forchetta. Mettiamo una parte della ricotta. Livelliamo bene. Bagniamo adesso i biscotti nel latte con un goccino di rum, che è facoltativo, e li posizioniamo sulla crostata. Copriamo con il resto della ricotta. E livelliamo bene.
Mettiamo momentaneamente da parte la crostata e stendiamo il resto della frolla. Posizioniamola sulla crostata. Sigillare bene i bordi. Mettere sulla superficie le gocce di cioccolato e schiacciare bene con le mani. Spolverizzare anche con delle stelline di zucchero. Cuocere in forno preriscaldato statico a 180 gradi per circa 30-40 minuti. La torta è cotta, lasciamola raffreddare del tutto prima di rimuoverla dallo stampo. Crostata, ricotta e pan di stelle. Grazie e alla prossima ricetta!